Tommaso, sgomberiamo subito il campo, facciamo capire, insomma, se il presidente attuale rimane ancora in carica o ci sarà la nomina di un nuovo presidente. Allora, premesso che non c'è nessuna incompatibilità, però io ritengo giusto e doveroso ovviamente anche dare spazio e continuare un percorso. Noi in questi 4 anni a fine anno faremo anche un po' il punto della situazione rispetto alle tante cose che abbiamo fatto in questi 4 anni. Ho avuto la fortuna di avere un vicepresidente con Odelia, che è persona di grande spessore, di grande valore e di grande competenza. Un consiglio direttivo col quale abbiamo lavorato veramente in una sinergia totale, costituito da tanti componenti che amano il territorio e che hanno soprattutto competenze. Un direttore e un gruppo di dipendenti che, devo dire, con i quali abbiamo costruito non solo armonia, ma veramente anche lì grande intesa. Ecco, noi dobbiamo continuare il lavoro che il parco ha fatto in questi anni, intrapreso. Io sono certo che, da subito, dall'inizio anno, magari con il vicepresidente, con Odelia, perché chiaramente, continuerà lui fino alla scadenza del mandato che ci sarà poi nella prossima primavera, e dove poi il ministro dell'Ambiente farà le opportune valutazioni, le opportune decisioni per determinarsi d'intesa con il presidente della regione per chi sarà il nuovo presidente dell'ente parco. Però, ripeto, io ritengo giusto che alla fine di questi 4 anni possa farmi da parte e soprattutto parlare di quello che abbiamo fatto e dare una mano ovviamente al presidente De Via, al direttivo, al direttore, dare una mano per continuare a costruire e completare tante cose che abbiamo intrapreso e farlo magari anche con più forza, perché avere oggi anche la sinergia e la presenza della regione, io penso che può essere sicuramente un elemento di non poco conto.